saluti anche da Molly. Bye bye. Ciao. Vieni, l'amore. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, eccomi qua con un nuovo video riguardo i capelli. Tante mi dite se WhatsApp mi smette di suonare, ok? Niente, continua, non si ferma. In tante mi chiedete sempre consigli sui capelli, su come aumentare la crescita dei capelli, come avere i capelli più forti e sani, quindi ho pensato di farvi questo video con dei semplici consigli, perché a me i capelli crescono veramente tantissimo, c'è una crescita dei capelli super veloce sia io che mia sorella, veramente sembriamo due Barbie da peronzolo. Quindi adesso vi voglio dire semplicemente i miei rimedi semplici, naturali, veramente cosa io faccio e cosa è efficace per avere dei capelli lunghi, sani, forti e belli e aumentarne la crescita. Il primo consiglio è sicuramente quello di migliorare la vostra alimentazione, avere un'alimentazione sana, perché come vi dico sempre, avere un'alimentazione sana non fa bene solo alla salute oppure a stare in forma e quindi avere una buona linea, ma soprattutto fa bene anche alla pelle e tantissimo ai capelli. Molte delle sostanze che costituiscono i capelli sono presenti negli alimenti e quindi dovete avere un'alimentazione con ad esempio molti legumi, molti cereali, le banane, il sale. Ve l'ho scritto qua anche sul mio libro, e questo qua l'ultimo, e ho scritto qua proprio la lista dell'alimentazione sana, appunto per che fa bene ai capelli, ad esempio tutte le verdure a foglia verde, lattuga, spinaci, broccoli, bietole, ma anche la frutta secca io perché la mangio sempre e spessissimo, a parte che mi piace, ma fa tanto bene ai capelli. Tutti gli ingredienti che contengono ferro, vitamine A, B, C, minerali come magnesio, potassio, quindi ho detto anche la banana, molta frutta e verdura, queste sono le cose che devono essere comunque integrate sempre nella nostra alimentazione. Anche il cacao fa tanto bene, quindi su con la vita, viva il cacao e il cioccolato. Altro consiglio che mi sento di dare è quello di vivere una vita abbastanza serena e regolare, perché anche una vita troppo frenetica, lo stress può favorire la caduta dei capelli, quindi ovviamente avere dei ritmi regolari, anche ad esempio evitare cattive abitudini come ad esempio il fumo, anche può far male ai capelli. Io vi ho fatto già tanti video e tanti post anche sul blog per combattere la caduta dei capelli e quindi favorire la crescita dei capelli, ve li lascio tutti i link nel box informazione sotto. Il terzo trucchetto è quello di utilizzare uno shampoo buono anticaduta, oppure se non volete spendere tanti soldi, perché veramente non guardate tanti gli shampoo anticaduta, non hanno nessun ingrediente miracoloso a parte qualche estratto vegetale naturale o qualche olio essenziale che funziona, prendete uno shampoo abbastanza delicato. La cosa importante ovviamente, non deve avere silicone, ingredienti dannosi, anche uno shampoo da supermercato con buon inci, purché sia delicato, quindi non troppo aggressivo, va bene. Ad esempio questo qua di Mil Mil che vi avevo mostrato in uno degli ultimi video dei prodotti da supermercato, questo qua è abbastanza delicato, però comunque lava i capelli perché fa schiuma, è importante, cioè lo shampoo che usiamo comunque deve fare schiuma e deve lavare i capelli, però non li deve aggredire, non deve seccare troppo il cuoio capelluto, perché sennò poi viene il prurito e non va bene. Però deve pulire bene i capelli, perché spesso c'è una correlazione fra la caduta dei capelli e l'eccesso di sebo, quindi dobbiamo pulire bene tutto il sebo, e infatti molto spesso chi ha problemi di caduta dei capelli ha anche il cuoio capelluto molto grasso, quindi trovate un prodotto che lava bene i capelli però non li deve aggredire. Io vi ho fatto vedere questo qua, ma veramente ce ne sono tantissimi, basta che mi seguite nei miei video che faccio sui prodotti al supermercato, vi consiglio sempre tanti shampoo con buon inci e senza ingredienti dannosi. Il quarto trucchetto, ed è quello penso più conosciuto, è quello di tagliare i capelli ogni 2-3 mesi. È vero, è importantissimo, perché dobbiamo andare a togliere le punte secche, sfibrate, e questo farà crescere i vostri capelli più sani, più belli, più forti, quindi si rinforzano tanto, quindi vanno tagliati periodicamente. Piccolo segretino ulteriore con la luna crescente, perché se si tagliano quando la luna è crescente i capelli crescono più in fretta, è una cosa che si tramanda, però dicono che funziona, quindi consiglio di provare. Io l'ultima volta addirittura l'ho tagliata da sole i capelli, per farvi capire come sono pazza, perché praticamente prima dell'estate i parrucchieri erano chiusi e quindi ho
fisioterapia solo, ormai mi sono specializzata, sto venuti anche abbastanza bene, vedete, comunque abbastanza dritti, perché comunque anche bastano anche 2-3 dita per togliere tutte le punte secche e rinforzare i capelli, quindi va fatto periodicamente. Il quinto trucchetto, ragazze, imparerò alla fine di questo video a dire la parola trucchetto senza incartarmi, va bene? Utilizzare tanti oli vegetali, veramente è una cosa, è il rimedio più semplice, anche se vogliamo più economico, perché non dobbiamo andare a comprare tanti oli costosi. Spesso leggo l'olio di argan della marca fabuloso, questo, quell'altro, vai, fabuloso, a leggere contengono praticamente un mix di silicone e uno scudo, permettetemi il termine, di olio di argan. Ma che ci importa? Compriamo gli oli vegetali puri, compriamoli al supermercato, compriamoli in erboristeria, compriamoli dai siti fornitori di materie prime, tipo pernile, minerali liberi, che io vi parlo sempre nei miei video, perché là costano poco. E vabbè, che adesso anche al supermercato, tipo per esempio questo qua dei provenzali, di cui anche vi ho parlato in qualche video, prodotti al supermercato, c'è tutta la linea, tra l'altro, di questa linea sapote, è molto molto buono e non costa tanto, perché è un olio che potete comprare al supermercato ed è un olio puro, perché contiene appunto olio di sapote, che è un olio vegetale ottimo contro la caduta dei capelli. Comunque, come oli vegetali potete utilizzare veramente qualsiasi olio di argan, mandorle dolci, macadamia, anche l'olio extravergine d'oliva che usate nella vostra cucina, nei vostri piatti, va benissimo. E con gli oli vegetali fate degli impacchi ottimi per capelli, che veramente non c'è nulla di meglio per i vostri capelli. E io ho fatto anche un mix, ecco qua, io sto usando questo qua, me ne volevo tanto tanto parlare. In questo periodo mi sto trovando da Dio, infatti mi sta facendo i capelli super super lucidi, non so se si vede dalla videocamera, comunque super super lucidi, e anche mi toglie l'effetto crespo, quindi riesco ad avere una piega un po' più ordinata, e pare che anche siano meno sfibrati, quindi oltre ad avere un'azione appunto anticaduta è anche rinforzante. Ed è un mix di oli che ho fatto io, mettendoci tante tante cose carine, però molto molto semplice. Quindi se volete fatemelo sapere nei commenti, mettete anche un bel pollice in su, come sapete i vostri mi piace mi servono tantissimo per capire voi quello che volete, quindi se lo volete fatemelo sapere, che io ve lo faccio veramente con tanto piacere e con tutto il cuore, perché lo amo troppo questo prodotto e mi sto trovando veramente veramente da Dio. Il sesto trucchetto che mi sento di darvi, ragazze, è quello di evitare l'uso troppo frequente di ferro caldo, del forno caldo, della piastra calda, in particolare il ferro e la piastra, perché vanno molto a stressare i capelli, appunto a sfibrarli, a renderli più brutti. Io preferisco sempre un'asciugatura naturale, anche se magari è un po' più crespa, un po' più svolazzante, poi fa caldo e praticamente li lavo solo e me li asciugo all'aria e magari vengono un po' più crespi, però preferisco sempre che siano naturali. Dico io, chiunque vada al parrucchiere oppure si passa la piastra, c'è capelli lucidi, tutti belli senza effetto crespo, quindi, però poi la naturalezza e la verità del capello si vede quando voi li asciugate all'aria, quindi penso che nessuna persona al mondo, quando si asciuga i capelli all'aria, sono belli in piega, lucidi e ordinati. Quindi io preferisco, ecco, magari non averli proprio perfetti, però asciugarli quasi sempre in modo naturale, a meno che proprio per qualche occasione il ferro, la piastra, riservato proprio alle cose particolari. Però è l'uso quotidiano, no, che danneggia, farlo proprio sempre ogni giorno, quello veramente è una cosa che danneggia tantissimo i capelli. Il settimo trucchetto che vi voglio dare, ragazzi, è quello di fare sempre, dopo aver lavato i capelli, di fare un risciacquo con acqua fredda, in particolare quella demineralizzata o quella della bottiglina fredda, perché in questo caso togliete tutto il calcare che è presente nell'acqua del rubinetto e lucidate tantissimo i vostri capelli, che appariranno appunto più sani, più lucidi, più belli, ed è una cosa che a lungo andare anche fa molto molto bene ai capelli. Io vi voglio fare un video anche su questo, quindi non vi anticipo nulla, proprio sul risciacquo dei capelli, perché in tante tante me lo chiedete sempre nei commenti, quindi io poi mi segno tutte le vostre richieste, quindi a breve faccio un video sul risciacquo proprio dei capelli, come si può fare, tutti i vari estrattini che possiamo utilizzare, eccetera. L'ottavo trucchetto che vi voglio dare è quello di fare gli impacchi per capelli, veramente lasciate perdere trattamenti super costosi dai parrucchieri, centri di bellezza che usano quasi sempre tanti tanti siliconi, ma anche le maschere in commercio magari costano molto.
aprite la vostra dispensa, il vostro frigorifero, tutto ciò che vi serve sta là, veramente ragazzi. Oltre agli oli vegetali di cui ho parlato prima, vi ho fatto tanti tanti impacchi anticaduta, vi lascio casomai qualche link in sovraimpressione di impacchi, così me li metto anche tutti nei box informazioni. Ne ho fatti veramente veramente tanti. Uno di recente l'ho fatto con l'uovo, se vi ricordate, quello là per capelli osceni, tutto dopo l'estate. Quello è ottimo e mia mamma infatti lo adora, perché il tuorlo d'uovo è un ingrediente che fa benissimo ai capelli. Poi qualche tempo fa vi fece anche un impacco con tutti gli oli vegetali proprio anticaduta, che è anche ottimo. Poi altri ingredienti che fanno bene per i vostri capelli: il miele, lo yogurt, l'avocado anche fa benissimo. Vi feci anche l'impacco con l'avocado, trovate anche il post sul mio blog, che è veramente un impacco ottimo quello con l'avocado, perché l'avocado è molto nutriente. Il nono trucchetto che vi voglio dare è quello di utilizzare sempre qualche olio essenziale nella vostra routine per capelli, perché gli oli essenziali sono molto molto utili contro la caduta dei capelli, agiscono tantissimo, e non solo, anche per lucidarli, per profumarli, per rinforzarli. Quali sono gli oli essenziali migliori? Ad esempio quello di limone e di rosmarino sono indicati per capelli, per rinforzare i capelli, in particolare quelli grassi, perché hanno anche una funzione astringente contro il sebo. Poi c'è quello di geranio e di ylang ylang, che invece vanno meglio per capelli secchi, perché sono anche molto idratanti e ristrutturanti. E poi c'è quello di tea tree oil, che è proprio anche per chi ha problemi di eccessiva produzione di sebo, contro la forfora. Quello di lavanda, che va bene per tutti i tipi di capelli, anche molto molto estremamente lucidante. Anche l'olio essenziale di basilico e quello di salvia hanno una funzione ristrutturante e anticaduta per capelli. Vi consiglio di utilizzare gli oli essenziali in un impacco, ad esempio se fate un impacco qualsiasi ingrediente, anche quello con gli oli vegetali che vi ho detto prima, oppure ad esempio potete unire gli oli essenziali al vostro shampoo e quindi vi fate un bel massaggio. Insomma, massaggiate, anche il massaggio è fondamentale contro la caduta, quindi potete anche fare un mix di oli con gli oli essenziali anticaduto e lo massaggiate sul cuoio capelluto. Anche il massaggio stimola il nutrimento del bulbi capilliferi, quindi fa tanto tanto bene per riportare nutrimento ai capelli. Il decimo consiglio che vi voglio dare, questo è proprio un consiglio che vi do veramente con tutto il cuore, è quello di rivolgervi a un medico se avete, pensate di avere un problema serio con la caduta dei capelli. Perché io ve lo dico sempre, ragazze, non vi preoccupate, perché è normale dopo l'estate, questo periodo un po' autunnale, no? Il periodo delle castagne, perdere un po' di capelli è del tutto normale, anche io ne perdo molti, è normale di cambio di capelli. Però se pensate di avere una caduta eccessiva, è un problema reale, oltre a fare tutte queste cose ovviamente dovete chiedere consiglio a un medico, anche per quanto riguarda integratori. Io non prendo integratori perché mi piace appunto prendere tutte le sostanze, quello che mi serve, dagli alimenti. Faccio un'alimentazione molto abbondante e molto ricca di tutto ciò, mangio tutto, di tutto ciò che mi serve, molto molto sana. Però se volete prendere degli integratori, io ovviamente non ve li sto a consigliare perché non sono un medico e quindi non voglio assolutamente darvi dei consigli su integratori, che comunque vanno presi sotto sempre un consiglio di un professionista e di un medico. E mi raccomando ragazze, diffidate da tutti questi consigli che trovate su internet, perché comunque si tratta sempre di sostanze che comunque vanno a influire sul nostro organismo, anche se sono naturali, non vuol dire nulla. Quindi l'integratore non dovete sentirlo in internet da una persona e ve lo andate a prendere, parlate sempre col vostro medico, perché è veramente importante, non sono caramelle, insomma, sono sostanze che influiscono sul nostro organismo, quindi rivolgetevi sempre ad un professionista, che è la cosa migliore. Quindi questo è tutto ragazzi, questi erano i miei 10 trucchetti per i vostri capelli bellissimi, e mi raccomando fatemi sapere nei commenti se volete questi video che vi ho accennato, appunto così ve li faccio, e se conoscete questi trucchetti, questi rimedi, e se magari voi avete qualche altro segreto che ci volete confidare, ditemelo nei commenti, così sicuramente io poi lo diffonderò a tutto il web, a tutte voi, insomma, perché siamo qua per condividere e per scambiarci consigli. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se siete nuove iscrivetevi al canale, e vi mando un bacio grandissimo. Ciao.